pomeriggio, benvenuti alla stanza del tè. Ci avete contattato in molti per farci sapere che non è giusto parlare di bellezza solo al femminile, bisogna occuparsi anche degli uomini, quindi oggi è venuta Rita Felice proprio per aiutarci a parlare di bellezza al maschile. Vediamo cosa dobbiamo fare per mantenere l'estetica. Certo, adesso l'uomo diciamo che si cura più della donna, è più vanitoso, insegneremo delle cose a casa dove sono delle cose particolari senza tanta difficoltà di esecuzione. Dunque delle magari, cose basi, perché quando sei venuta a parlarci di bellezza femminile abbiamo visto il trucco, ma sì. Il trucco, anche se si sta sviluppando questa cosa per gli uomini, la maggior parte delle persone vogliono sapere come i trucchi base, certo, per essere sempre a posto. Allora, soprattutto i ragazzi, più che gli uomini, magari quando vanno a fare la barba, diciamo, io consiglierei sempre di farla la mattina, perché diciamo che è più idratata ed è più morbida. Invece un consiglio molto bello e molto buono che quando si fa la barba, prima o dopo, di lavare con il sapone di Marsiglia. Il sapone di Marsiglia, sì. Ma quello per gli indumenti? Per i panni degli indumenti, sì, sì, sì. E in più se magari la pelle è molto delicata, che si arrossa o magari hanno un po' di acne, allora in questo punto dopo la barba si mettono questo bel panno caldo sul viso per 5 minuti, dopodiché si mette in questa lozione rinfrescante maschile oppure l'acqua di rosa che è unisex, sì per maschio e sì per donna. Ah, mi piace tantissimo questo tuo consiglio, un po', non so, così di certo. Altri tempi, mettere l'asciugamano caldo, mi sì, fa molto sì. Far West, i cowboy, è che vero. Vero? Però il sistema vecchio di una volta la pelle è più sì. Idratata e anche più molto morbida, macio, mi piace questo. Quando loro questo la vanno a tagliare praticamente non si irrita più di tanto, non si incarnano i peli, diciamo, nei vari punti, specialmente questi qua e quelli in mezzo, che okay. Sono quelli più critici. Allora, dopo la barba, naturalmente la lozione rinfrescante e poi io passerei invece con una crema idratante per tutto il viso. Che tipo di crema si deve adoperare? Sempre per pelle normale e miste, perché a meno che non abbia un'acne abbastanza profonda, allora in quel caso là andremo a usare per la pelle grassa, ma se no di solito normale e mista. Invece i ragazzini di 17 e 19 hanno il problema dell'acne, andiamo appunto a usare quella apposita per pelle grassi. Allora, ci siamo occupati dei peli, della barba, sì. Però il resto del viso, le sopracciglia, si usa farle oppure no? Moltissimo, è da diverso tempo, sono già 6 anni che nel mondo maschile usa molto farsi il sopracciglio per alzare l'arcata sopraccigliare. Molto bello, molto pulito, anche se a me piace non quelle fine fine, ma magari un po' dali da gabbiana, però che dà sì. Un senso da macio, da uomo, sì. Se no andiamo troppo sul femminile. Dare una forma senza rendersi la cosa femminile. Bravissima. Allora, ci fai vedere magari tu come può farlo una compagna a casa, perché certo. Non molti uomini sanno come farlo, quindi magari mostrare le prime volte. Va bene. Ci fai vedere? Certo. Allora, praticamente è una bella cosa per trovare la mediana del sopracciglio, anche i ragazzi sono a casa davanti allo specchio, magari con una coda di un pettine oppure con una matita, dove c'è la parte della narice deve andare dritto, giusto, e di qua si segnala esattamente da dove si deve partire a fare il sopracciglio. Poi si girerà per 30 gradi a metà dell'occhio e noi andremo a trovare praticamente la punta, la freccia del sopracciglio. Giriamo per 30 gradi di nuovo e noi andremo a finire il sopracciglio dove si ferma la penna. Questa cosa qui lo si fa anche nell'altro occhio, perché per farlo uguale bisogna appoggiare nella narice, diciamo, l'asta, uh-huh. La si mette vicina, perché a volte siamo asimmetrici, cioè alle volte, più delle volte noi abbiamo il viso asimmetrico, abbiamo magari un sopracciglio alto, uno basso, uno più attaccato. Di solito i maschietti hanno questa freccia V, diciamo, uh-huh. L'attaccatura dei peli. Allora in questo caso si fa di nuovo, si punta nella narice per arrivare all'inizio del sopracciglio, si ruota a 30 gradi per l'angolo, si ruota a 30 gradi per il finale e così saranno uguali. Fantastico. Adesso ci prendiamo una piccola pausa e torniamo dopo questi consigli per gli acquisti dalla regia.
Ed eccoci tornati, strumenti in mano, siamo pronti per sistemare le sopracciglia a questo giovane modello. Allora, abbiamo detto che bisogna prima calcolare il disegno del sopracciglio. Il diametro del sopracciglio. Per chi si vedesse solo adesso, ci puoi far vedere velocemente come si fa di nuovo, che così lo ripassiamo tutti bene. Certo, allora si prende l'asta, si appoggia alla narice del naso, dopodiché lo spostiamo sempre stando appoggiato alla narice del naso a 30 gradi, sì. Dopodiché lo rispostiamo agli ultimi 30 gradi all'angolo dell'occhio. Una volta fatto il sopracciglio, bello disteso, che abbiamo un attimino andare un pochettino un po' a pulire nell'arcata superiore, dopodiché lo andiamo a misurare anche quell'altro occhio, così noi troveremo, diciamo, che abbiamo la stessa distanza, la stessa misura dove noi siamo andati a pulire le arcate sopraccigliari. Perfetto, allora noi quando segniamo i primi 30 gradi, sì, scusami, lo possiamo anche marcare con una penna magari da... Sì, con una punta di una matita volendo, sì. Esatto. Magari si fanno il puntino con una matita nera, si fanno i tre punti, uno, due e tre. E tre. I tre puntini. In questo qua adesso, in questo caso, a casa magari o chi glielo fa o chi se lo vuole fare lui da solo, Rosario, se lo vuoi fare a casa così non verrai più in negozio, non te lo farò mai più, si deposita un po' di crema. Perché? Perché così andiamo a idratare, quando loro vanno a togliere, diciamo, la peluria, si sente meno male perché la pelle è un po' più morbida. Ma non è più difficile prendere il pelo con la crema? No, assolutamente no, anche perché poi viene spalmata e di conseguenza poi non... Anche perché magari lo si vede meglio con la crema bianca. Una bella cosa che io vi posso dire sulla pinzetta, se ne sono tanti in mercato, ma magari prendete una pinzetta con le punte molto fine fine, grosse all'inizio però fine, molto fine nella parte finale, allora lì vai a prendere bene il pelo, lo puoi strappare benissimo dal pulpo, se no le altre vai a creare una situazione che lo vai a prendere però lo spezzi a metà e non vai mai in profondità a prendere il pelo, diciamo. Ah, domandina veloce, che sì, io non ho mai capito una cosa, sì, questo vale anche per le signore che ci ascoltano. Allora, le pinzette ci sono quelle con la punta appiattita o e la punta o arrotondata, quella cos'è appiattita, meglio? Quella che stavo dicendo ora, cioè la parte iniziale grossa però che va in finale, diciamo, un po' più fina, sì. Allora vanno bene a prendere proprio la pinza giusta per prendere il pelo, diciamo, del sopracciglio. Okay. Ora finisco, grazie Rosario. Iniziamo sempre dalla parte dell'angolo. Noi andremo a togliere i peli della parte sotto, ma quasi mai sopra, a meno che non sia abbastanza incolto, allora lo andiamo un attimo a ridisegnare. Il pelo non va mai preso e strappato nel verso della sopracciglia, ma invece sempre all'incontrario, anche per chi si fa le cerette. Esatto. Allora in questo caso noi con la andiamo stessa tecnica a pulire veloce e preciso, così il dolore è minore. È minore, ma magari quando se lo fanno loro a casa non è tanto minore. È arrivato il momento di un'altra tazza di tè, quando torniamo ci fai vedere, certo, il resto dell'operazione, più tardi dopo questo spazio di shopping. Ed eccoci tornati alla stanza del tè, oggi ci occupiamo di estetica al maschile, siamo in compagnia di Rita Felice, abbiamo visto come curare le sopracciglia di un giovane ragazzo. Allora, certo, abbiamo visto come si tirano i peli dal senso contrario, alle sopracciglia, sì, le signore a casa conosceranno benissimo perché la stessa tecnica, dolorosa o no, però certo, insomma, abbastanza dolorosa, della ceretta, l'abbiamo vista applicata lo strappalacrime. Anche lo strappalacrime. Allora, adesso che abbiamo fatto questa operazione, comunque la palpebra è un po' rossa. La palpebra è un po' rossa, comunque come vedete anche, vediamo, facciamo un primo piano, l'arcata sopraccigliare è abbastanza pulita, sono uguali perché noi abbiamo fatto i punti esatti, no? Per esatto, trovare la mediana, e dopodiché abbiamo pulito un po' nella parte, diciamo, sopra della